Cosa significa per lei bellezza? Oh, la bellezza è una cosa che fa parte della mia vita. Io adoro la bellezza sotto tutte le sue forme. La bellezza si può trovare in qualsiasi angolo remoto della terra, in qualsiasi sospiro di una persona, in qualsiasi attimo fuggente o sfuggente che sia. La bellezza credo che potrà veramente salvare il mondo. L'arte non è, secondo me, dimostrare qualcosa agli altri, ma è dimostrare qualcosa a se stessi. Mi chiamo Alfredo Saviola. Il segreto, svelato dagli occhi, emerge come impulso alla lotta perenne. Ci sono catene, forme e colori che trattengono il vivere autentico, come soglie di una vita, il cui coraggio osserva, fra i segni di un'esistenza potente, tutto il mondo, spiandolo, desiderandolo, incontrandolo nel suo divenire, unanime ed assillante. Fausto Brozzi. La provocazione arde come il crepitare di negativi consumati dall'idea e dal gesto. Il corpo sottratto al suo viaggio comune si estranea, gettando l'ombra di un cervello in ascesa. Caterina Orzi. Quel che resta dei petali alla sera è il fiorire di profumi fra le labbra delle donne, corolla di essenze rare, contorni serici che dividono la notte. Matteo Colla. I deserti sono viaggi interiori, su crinali che la luna tratteggia fra il confine di una falce di luce e la linea di corpi di tenebra. Tenera è la forma della notte, ammantata di perfezione e imperfezione, dialettica nel suo avvicendarsi di plurimi elementi rarefatti. Gigi Montali. Scoprì il ventre verso un angolo di mondo dove le tracce del male si estinguono. Il buio che si cela al di là dei frammenti del dolore è la traccia aguzza e perniciosa di percorsi di violenza spesso celati. Sono Vacca Alessia. I labirinti dello spirito e della materia fluttuano nella memoria come vascelli ordinati, celando dietro le vetrate oscure oscillazioni di vita indecifrabile, ombre che si incrinano come il mutare di un mare sottilmente agitato. Bellezza per me, per la mia società, significa effettivamente felicità, gioia, stupore, un concetto di benessere. Siamo circondati da bellezza, che appunto è l'ambiente, i luoghi, i posti. Quando imbocco il viale che mi porta qui, sembra una galleria fatta da questi alberi, pioppetti a perdita d'occhio, campi e tutto quanto, io sono felice, sto bene. Forse è questa la bellezza, non so. Sara Bizzioli. Se il corpo muta verso un'essenza più stilizzata, dove le forme si intrecciano, secondo logiche di tagli e frammenti, rende complesso il viaggio su quegli scogli. Orme di percorsi mostrano risvolti regolari, gettano orizzonti di libero distacco. Mauro Montanari, fotografo. Ami forse le linee sottili che i vuoti lasciati dalle foglie protendono sul viso irorato dal sole. Qui, ogni istante è la scoperta di un agire furtivo o di immobile, dove ogni passo è un momento diverso e un frangente che dona un particolare universo. Nadia Galvani. Ci sono dettagli che sorgono dalla spontaneità della pietra, come elementi di lotta interiore. Il lavoro della roccia è antico, come l'idea che la scalfisce e la conforma alla bellezza. Claudia Storci. Aprire il cuore della pietra e incontrarne il sonno che si desta al mondo. Viscere di diamante, sottili nuvole di lapislazzuli, attraversate dalle frange di giovani frammenti eterni. Sono Luca Zanichelli. L'ironia,
a un tratto di assoluta inquietudine, dalla quale i volti della storia emergono come ombre che ci scrutano e deridono il nostro andirivieni, per loro ormai lontano, specchi che riflettono un vivere in forma di ordine eterno, immagine simile e inversa del nostro divenire. Ci può dire gentilmente perché ha scelto di ambientare questo evento all'interno di un bosco al calar delle tenebre? Volevo trovare un qualcosa che si collegasse con la natura, ma che fosse unico al mondo. Nessuno ha mai pensato di creare una galleria d'arte di notte in un bosco. Essere all'interno di questo pioppetto di notte, con 200 lucciole che illuminavano tutte le opere. Tutti sono stati non entusiasti, ma molto, molto, molto più che entusiasti, non trovano parole per esprimere l'atmosfera magica che si è creata in questo contesto. Amo la natura e quindi una cosa suggestiva, calarsi all'interno delle tenebre, perché in questo modo le opere hanno avuto un valore aggiunto dal mio punto di vista. Sono Patrizia Falconetti. Le relazioni si instaurano increspando le superfici che scorrono, collaterali e indifferenti. L'idea di chiusura esula dal sentore della passione e della carne, mentre la condivisione esulta al pulsare di giovane rotte. Roberto Perotti. Gli amanti sognano i momenti estremi, dove la terra non lascia traccia e dove il cielo si confonde in essa. Sognano gli istanti di delizia, il senso fragile di immutabili universi. Io mi chiamo Petra Schwarz. Il capo coperto della natura possiede le punte di una corona che irradia la supremazia della normalità. Osserva il mondo, la finta soluzione dei suoi abbellimenti, come se l'occhio dei suoi pensieri sia l'anima bella del divenire. Patrizia Andrian. L'eleganza accoglie i suoi amanti, mostrando spalle arcuate e sensuali, sguardi incompleti, gesti di ferma dolcezza, astuzie dai toni caldi e leggeri. Come credere alla sua verità? La domanda è soltanto un tranello, è la donna e l'essenza. Andrea Savazzi. Scomporre il mondo verso l'essenziale, frammenta il divenire degli eventi, nell'immagine erratica ed iconica di ciò che è stato. I dettagli del reale sono ombre che si stagliano divise, congrue, in una suggestione eterna che genera emblemi e arresta l'evolversi del vivere in fotografie di identità crudamente sedimentate. Noi siamo al centro della pianura padana e i pioppi sono i nostri migliori amici, quindi di conseguenza quale migliore ambientazione sono all'interno di un pioppeto? Al calar delle tenebre abbiamo scelto di effettivamente dare una visione poi diversa attraverso una luce personale per poter effettivamente interpretare in un modo completamente diverso rispetto alla normalità quella che può essere l'opera di un artista. Siamo circondati dal bosco, dei prati, quindi sembrava la cosa migliore, non c'è un motivo particolare se non la bellezza del luogo. Eleonora Pradella. L'indelebile ricerca del ricordo è l'istinto di sopravvivere al tempo e alle diverse prospettive. Un tempo, ciò che fece il mio occhio fu d'offrirmi l'opportunità dell'eterno. Giuliana Besana. In arte Beju, la mia Africa. Sono ipotesi di tempi trascorsi a far propri i colori, i silenzi, i profumi. L'Africa è come un pensiero che travalica gli sguardi lontani. Corrado Benedetti. La passione e la speranza che scivola fra i risvolti variegati della luce è nell'attesa e nella forza controllata. E poi, la vita. Occhi di natura,
Forse lo scintillio di verdi di more aggiunge la tua meraviglia all'ipotesi di passioni scoperte che inneggiano il cuore del mondo. Pierangela Flisi. I giochi fra luce ed ombra riflettono il generarsi di notti suadenti che scostano le miserie del giorno per un vortice di vita, un ventaglio di mille passioni inesauste. Monica Catto. Come si vive dove la pioggia si diffonde sulle finestre di una neutra esistenza? Il limite degli alti palazzi che svettano sui lievi frammenti di una vita nascosta e il grigio languore di pareti abissali. Questa credo che sia una serata veramente fuori dagli schemi e che questo possa essere, come dire, l'inizio di un percorso artistico che possa vedere protagonisti questi luoghi, ma anche questi signori. Un ringraziamento anche agli imprenditori, vorrei dire illuminati, che hanno avuto il coraggio di sostenere questa iniziativa, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi un ringraziamento anche a loro e buona serata, grazie. Grazie sindaco. Lei è anche un artista, che cosa crea? Io creo sia figurativo che astratto, quindi mi sposo un po' anche il discorso della street art, perché amo molto questo tipo di arte e credo che dovrebbe essere valorizzata maggiormente. Grazie. Abbiamo un altro giovane imprenditore legato al tema light, luce di notte. Pensavamo che l'idea veramente che potesse colpire tutti era l'individualità, cioè legare la personalità di ogni artista alla visione di ogni persona. Quindi abbiamo creato una luce personale. Ma quanti sono questi artisti? Questi artisti sono tantissimi, in un bosco di notte, nessuno ha mai pensato. È bellissimo, è suggestivo. In tutto il mondo non ha mai fatto nessuno e credo che sia veramente una cosa che poi proseguiremo anche in altre situazioni. Quali sono le motivazioni che conducono lei e la sua azienda ad investire nell'arte? L'azienda con l'arte è un connubio vincente, li considero come appunto due sorelle, quindi una cosa fondamentale. La passione per il lavoro e la passione per l'arte aiutano anche nei momenti difficili della vita. A livello personale e a livello familiare il discorso è molto semplice, nel senso che amiamo effettivamente tutto quello che è un'espressione diversa dalla razionalità. A livello aziendale il discorso è ancora più semplice, perché essendo una multi-utility, quindi occupandoci di telecomunicazioni, energia e gas, abbiamo cercato di portare la luce, quindi l'energia, all'interno di una forma d'arte, quindi l'espressione dell'artista visualizzata attraverso una luce come forma d'arte definita, che dà la possibilità effettivamente allo spettatore di osservarla con un occhio particolare. Il nome è il nulla, è un suono che richiama un colpo. Giancarlo, il suono, Giancarlo, mi giro. Il dono dell'ironia galoppa fra gli spiriti evoluti e genera le opere che profumano di un futuro spassoso e saporito. Il centro delle cose possiede spesso un aspetto insolito, difficile, ma le dita che stringono l'idea sono forti del fulgore delle stelle. Jenny B. Smith reputa che l'essere umano conserva le ipotesi di nature diverse quando si sdraia fra le radici della sua origine, quando si trasforma al chiarore di notti che lo elevano a frammento di esse. Il tempo è nulla, è solo il riflesso di un prima e di un dopo. Sono Nottoli Luca. Il segno della sensualità si volge al mondo con rapidi guizzi. La luce è la brezza che tornisce, come dune che sotto la luna evocano l'idillio di oasi nascoste. Nacha Piattini. L'anima del sogno è come lo scalpiccio danzante su tavole di legno. Fra gli abbracci speculari, il tempo e lo spazio si piegano nel volgersi di attimi unici e preziosi. E tutto si confonde. Cresce l'orma di riflessi che intreccia l'intuizione del passato e del futuro. La vita si conforma all'artificio che deturpa, come pallido simulacro di un mondo rorido e opulento.
L'arte può essere legata anche al lavoro. Per me gli artisti sono anche gli operai che lavorano all'interno delle nostre aziende e che si impegnano tutti i giorni a svolgere le proprie mansioni. Quindi anche il lavoro è un'arte. Abbiamo cercato di coinvolgere effettivamente l'arte anche all'interno dell'azienda, costruendo con Fausto Brozzi questa iniziativa che per noi è stata veramente eccezionale. Anni fa abbiamo conosciuto Fausto Brozzi, che è stato l'autore di tutta questa operazione, l'ideatore, e quindi ha cominciato a mettere all'interno del mio locale delle mostre di artisti provenienti da tutta Italia. All'inizio per me è stato un fattore puramente pratico. Io ogni due mesi cambio aspetto al mio locale con nuovi quadri, nuovi autori, grazie al suo aiuto, insomma, al suo intervento. Poi pian pianino è nato anche la passione. Ogni tanto acquistiamo un quadro, ogni tanto ne vendiamo, che fa passare tanta gente, e di conseguenza un artista ha modo di farsi notare, di farsi vedere. Maria Cristina Spaggiari. Crepita nel cuore delle donne un dolore antico, arde e consuma come l'idea stessa di ritorno a se stesse. Immaginare la vita è come esporre piaghe mai rimarginate, visi consunti dal turbine dei giorni traditi, corpi che narrano i tristi momenti risolti. Luana Rigolli. È singolare questa passione del mondo per la sua distruzione. Pieni e vuoti passaggi di cose lasciano tracce spesso ignorate. Un gesto e tutto scompare fino al prossimo scatto di inquietudine. Scandire il tempo nelle note di una tradizione antica ordina il mondo secondo il dipanarsi di legami dimenticati da gesti saggi e regolati. L'universo trae la propria idea nella mente dell'uomo che lo scruta un po' come un demiurgo. Roberto Lorenzani. Narrami i tuoi viaggi all'ombra di una quiete che ti sei conquistato, volgendo lo sguardo su distese di ghiaccio. Il desiderio negli occhi cresce come l'inevitabile presenza del ritorno. Alma Saporito. Il tempo dello sguardo femminile possiede i segni di cuciture lontane che si rinnovano sul corpo e fra le vesti, intessute del via vai della storia e del vivere inesausto. Magnani Federica. Dal nido della bellezza irrompe l'intima e discreta opulenza del bello, virgulti di fiori sbocciati al calore di interminabili cicli di rinascita, dove i colori sono del verde, la trama di sublime incandescenza. Secondo lei, qual è il ruolo dell'artista nella società odierna? L'artista fa l'artista e dovrebbe continuare a fare l'artista, cioè fare l'artista oggi vuol dire fare le cose perché piacciono a te, non perché debbano piacere ad altri. Questo è importantissimo. L'artista mette a nudo se stesso nella sua arte. È l'artista che dovrebbe essere il portavoce di nuove emozioni, di nuovi concetti anche di vita, se vogliamo definirlo in questo senso. Purtroppo non accade perché gli artisti emergenti, secondo me, non sono valorizzati nel modo corretto. Paolo Bazzoni. La metafora dell'arte non è sempre facile, soprattutto fra le lame aguzze delle fauci di lupo. Il mistero del rito si copre la testa di animalità, feroce di millenni di passione e sensualità. La donna conserva in sé i doni metafisici dell'universo, violata nel suo grido silenzioso. La dialettica del mondo evolve fra i risvolti del giorno, come se l'avvicendarsi dei segreti, volta per volta svelati, fosse l'esporsi costante di nuove asserzioni da onorare. Ciò che le parentesi temporanee dell'anima assolvono è il bisogno abissale di dirsi diversi e di mutare la propria opinabile sostanza. Marco Goisis. Il tema della tua personalità si colora del bianco e nero, di un'intima stratificazione di esperienze. Ci vorresti tradurre quel tuo gesto di metafisica epochè? Scettico, disperato, sognante, il tuo tono di grigio e solido pensiero che affascina.
Nadia Fagnani. È nel cuore del vivere che i dialoghi più crudi e diretti scolpiscono il corpo. L'anima giace sotto la dimora dei giorni, attanagliata dalle maglie di una corteccia spessita dal tempo. Cristina Cozzini. Mi diverte pensare come l'ironia sia frutto spesso di un ingegnoso malinteso, generare provocazione e ilarità, e filosofico ed istrionico, come la scelta rischiosa di vivere e stupire. C'è una grandissima frase di un grandissimo artista che diceva: se io potessi raccontare con le parole quello che faccio, non ci sarebbe bisogno che io lo dipingessi o che lo fotografassi. Ognuno intravede una sensazione, esprime un desiderio, esprime un qualcosa che ha dentro, forse lo tradurrà in parole, forse se lo terrà per sé, non lo so. È l'artista che alla fine deve valutare l'opera nella sua bellezza. Penso che con le parole sia difficile esternare alcuni concetti così forti, dimostrare la difficoltà dell'uomo nella società umana. Quindi credo che il modo migliore sia appunto attraverso questa forma d'arte, astratta e figurativa. L'arte è qualsiasi cosa, basta che una persona esprima i propri concetti. Nazarena Schianchi. Immergi le pupille nella bellezza più loquace e assapora la gemma profumata che sboccia come il dono della primavera. Nella donna, l'idea stessa di delizia si assoggetta al gesto lieve della mano come grazia che scrutta lontano. Gandolfi Massimo. Africa, come terra che si tinge di vita, come parentesi stesa di meraviglie inattese. Fai tesoro dei pensieri antichi che guardano al giorno con tracce di affascinato disincanto. Stefano Magnani. Gli strati della terra sono miracoli di sapienza, volumi discreti e basilari del divenire e del permanere cosmico. Crescere solidifica nell'uomo i caratteri di una natura che si avvicenda al suo passaggio, accompagnando nell'evolversi in un sé che profuma di opinabili futuri. Com'è ingenua l'esistenza, frammentata nell'espressa molteplicità della propria volontà, e in lontananza ecco solo un riflesso di noi. Giuseppe Galli. Conduci i tuoi passi verso il luogo dove la casa di solitudine e nebbia attende i tuoi segreti. I dettagli sono nell'acqua e nella vista che si concentra, vicina, dove ciò che conservi non muore per il mutarsi del mondo. Grazie a Dio non c'è una legge che identifichi la bellezza. Oggi possiamo ancora stabilire, definire ciò che a noi piace e ciò che a noi non piace. La bellezza è da scoprire. Per ognuno di noi è una cosa diversa. L'arte per noi è veramente una cosa importante, di famiglia. Io ho la fortuna di lavorare in questo ristorante che è in mezzo alla natura. Il piacere di avere spesso qua al tavolo queste persone un po' diverse dal solito a volte. Un concetto di arte serve all'individuo per stare bene con se stesso. L'arte, secondo me, non dovrà mai morire. Che lucciona!